Venerdì 17 marzo 2017, benvenuti a una nuova puntata di Good Morning Milano, sempre qui in diretta dagli studi di Milano News, sono le 9:32 in questo istante, benvenuti a tutti, buon venerdì, come si dice in questi casi, thanks God, it's Friday. E oggi finalmente non parliamo più di politica, abbiamo fatto una settimana a parlare di politica, oggi parliamo di qualcosa di più interessante, a volte lo si chiama co-housing, a volte co-working, sbagliando forse usare la parola, ma forse invece è quella giusta, ma facciamo prima a chiederlo ai diretti interessati. Sto parlando di Zoc, Zoia, Officine Creative, e abbiamo qui con noi due rappresentanti appunto di queste officine creative, Luciano Garofano e Cecilia Canziano. Buongiorno. Buongiorno e benvenuti. Benvenuti entrambi. Allora, Zoia, Officine Creative, per gli amici Zoc, che Sì. cosa sono queste officine creative, Zoia? Beh, è un progetto che è stato realizzato tramite due cooperative edificatrici di Milano. Una è la Degradi e l'altra è la Solidarnosc, che ha creato un bando di concorso a cui abbiamo partecipato per l'assegnazione di quattro attività commerciali oltre a unità abitative che facciano parte di questo progetto in generale. E, partecipando, ognuno poi ha dovuto fare un progetto da sottoporre. E questo è poi stato, si è sviluppato poi nell'assegnazione di ogni spazio per tutte queste quattro attività di Zoc. Ecco, quattro attività, quattro spazi, quattro attività completamente diverse tra di loro. Partiamo dalle vostre, allora. Le vostre attività, anzi, facciamo i galantuomini. Partiamo da chi non è presente. Allora, le Sì. due attività che non sono presenti, quali sono? Allora, c'è una galleria d'arte e un laboratorio di scenografia e costumistica teatrale, Ok. dove ci sono un po' di ragazze che partecipano a questa attività, tutte provenienti dall'Accademia di Brera, mentre la galleria d'arte è gestita da Erika Lacava, che appunto promuove diverse iniziative, tutto nel campo artistico. Ok, invece poi ci sono le vostre due attività, anche qui facciamo i cavalieri, facciamo partire. Certamente. Allora, Cecilia, di cosa ti occupi nel tuo quarto di officina, Io diciamo, sono architetto e ho uno studio di no? architettura con Ok. un'amica e socia, Manuela, e appunto ci occupiamo di... facciamo la nostra professione, in effetti, e quindi insomma tutto quello che riguarda l'architettura, piccolo, grande, urbanistica e anche meno. E inoltre abbiamo provato anche a proporre dei progetti per il quartiere, perché appunto nel bando di Zoia si richiedeva, oltre proprio alla propria professione, di proporre dei progetti sociali che appunto includessero anche il quartiere, per cui ad esempio avevamo provato a proporre un progetto per una piccola area verde in disuso, così di riqualificazione, e questo insomma, questo è quello che noi facciamo. Oltre poi magari proponiamo altri tipi di corsi, visite guidate alla città, sempre dal punto di vista architettonico, dei corsi anche un po' più specifici, magari legati a alcuni aspetti della nostra professione, tipo il Feng Shui, che comunque è una cosa così curiosa anche per le persone. E questo, insomma, questo è quello. Ok. Luciano, invece tu di cosa ti Io invece occupi? sono un liutaio. Liutaio. Sì, è una cosa che mi accompagna fin da quando avevo 15 anni. Non è stata la mia attività principale perché ho sempre fatto altro, però come hobby ho sempre fatto questo tipo di lavoro e adesso invece è diventata la mia attività principale e quindi Quindi crei le tue opere, proprio, mi sì, da sono dire. principalmente impegnato in costruzione, riparazione di strumenti a corda prevalentemente. Esclusa la liuteria classica che lascio fare ai Ok. maestri Cioè, di parliamo di Cremona, violini, quelle sì, cose. viole, Ok. Viola, violoncelli, violini, non c'è niente. contrabbassi, eccetera.
a meno che non siano cose molto piccole di cui No, posso parlare. chitarre, Mentre elettriche, chitarre bassi in elettrici, tutte in le tutte le decadenze declinazioni, e sì, cioè, declinazioni. chitarra classica, acustica, anche banjo per Classica dire. acustica, cioè, è differente la classica Sono, sì, dall'acustica? sono Ah, differenti, ecco, intanto piccola. per la forma che hanno, anche se Questo. è molto simile, però l'acustica è una chitarra che prevede l'utilizzo di corde in metallo, mentre la classica corde nylon o budello, Ecco, e il devo. suono è completamente diverso. Per intenderci, chitarra acustica Crosby, Stills, Nash, Young, Bob Dylan, Ok. eccetera, e chitarra classica invece Segovia, Yepes, eccetera. Oh, ok, abbiamo anche Chitarre oggi ci portiamo a elettriche. casa qualcosa di nuovo. Abbiamo scoperto e imparato qualcosa di nuovo anche oggi a Good Morning Milano. Grazie mille, Luciano. Appunto, le costruisci, le Le ripari, riparo, però anche sì. tu mi dicevi, come appunto anche Cecilia, che cercate comunque appunto di fare cose. Anche tu fai dei corsi, ad esempio. Sì, attualmente sono impegnato con due corsi distinti, anche se il perno è identico. Chitarra elettrica, uno è il mercoledì e uno la domenica, Sì. con 9 partecipanti, 4 il mercoledì e 5 la domenica. E costruite da zero una chitarra oppure Costruiamo state da da zero, zero? ognuno Cioè si costruisce può la... fare? Sì. Cioè, la chitarra nasce così, cioè nasce in una scatola già fatta e No, montata. no, no. Invece c'è qualcuno Noi che la partiamo proprio costruisce dal e non legno è una macchina, è grezzo. qualcuno che a mano la può fare anche. Tutte e due le cose, Ma perché ci dai. si aiuta con i Beh, ormai macchinari, ce l'hai. ovviamente, però si parte veramente dal legno grezzo che A legno viene... grezzo, quindi un tronco prendo, Sì, no, volendo. sono legni che vengono segati apposta per la Ok, liuteria, quindi sono specifici. sono anche Non... dei legni, immagino appunto che cioè anche il tipo di legno cambia poi il Tipo di suono dello legno, strumento, esattamente, immagino. sì, ogni legno ha le sue caratteristiche, di conseguenza Super affascinante. poi vabbè, ci Da sono che punto siete del... arrivati dalla costruzione della Ma chitarra al momento? Da quanto è partito il corso? beh, abbiamo già completato alcuni body che sarebbero i Ok. corpi sagomati, cioè perché abbiamo cominciato da poco. Ah, ok. Quindi alcune tastiere sono già state sagomate, i manici. Ogni volta c'è uno step diverso e poi io faccio in modo che le cose si ripetano per ogni componente, in modo Sì. che si veda più volte la Ah, ok. lavorazione e quello che poi Fantastico. ne... Fantastico, ecco, questo è il bello di avere quindi in un quartiere, noi stiamo parlando, ci siamo dimenticati di dirlo, abbiamo dato per scontato perché sono veramente vicinissimi alla nostra sede, quindi abbiamo dato per scontato e chiedo scusa a chi ci sta ascoltando, Zoia, perché sono in via Fratelli Zoia. Dov'è via Fratelli Zoia? È nella zona ovest di Milano, periferia, zona San Siro, vicino al Parco delle Cave, per intenderci, una via anche abbastanza lunga in realtà, via Fratelli Zoia, perché Sì. comunque va da... Diciamo, prendetela un po' così, da Via Novara a Forza Armate, unisce queste due, unisce Baggio a San Siro, era una via storica, anzi, un passaggio storico nel primo guerra, nel primo dopoguerra, proprio per unire i due comuni di Trenno e di Baggio all'epoca. Quindi periferia, zona popolare, nel 2014, giusto? Dicevamo, Sì. Sì. le due cooperative costruiscono questo nuovo complesso edilizio con l'idea proprio di fare un co-housing, Sì. appunto. E voi avete vinto appunto questo bando. Com'è lavorare in un quartiere del genere? Che tipo di rapporto c'è, vi chiedo, sia con il quartiere, sia con chi vive lì dentro, che comunque, come dire, sapeva di andare a vivere in una casa un po' diversa dal solito condominio, giusto? Dimmi, Sì. Cecilia. Beh, diciamo che i tempi per farci conoscere sono insomma abbastanza lunghi, nel senso che comunque ci sono dei rapporti con gli abitanti, con alcuni molto buoni, nel senso che comunque si è sviluppata da subito una simpatia, anche un interesse da parte degli abitanti. E questi sono anche appunto quelli che magari frequentano di più le nostre attività.
Ad esempio anche, non lo so, Erika appunto con la galleria, l'estate scorsa aveva proposto un centro estivo per bambini, tutto incentrato sull'arte però, e così anche qualcuno del condominio ha portato i propri bambini a frequentare Quante questo famiglie sono in centro. circa tutto il Una complesso, più o novantina mi meno? Sì. sembra, sì, 90 mi famiglie? sembra Ah, di insomma, non è neanche sì. piccolo. Sì, no, no, sono tre edifici per cui. E quindi insomma con alcuni si è sviluppata proprio Ottimo. una buona intesa. Lo stesso con il quartiere, nel senso che appunto la sfida è un po' farsi conoscere perché noi arriviamo dal niente e anche diciamo geograficamente siamo inseriti in questa piazza che è un po' Un po' insomma è un po' decentrata, forse. Sì, non decentrata è, per vero, cui non è, sì, è vicino a un supermercato, però c'è un non è così istituto vicino, è di fronte superiore, alla scuola superiore, quindi immagino tanto passaggio sì, di gente che neanche abita lì, perché insomma, gli studenti, infatti, credo siano un qualche migliaio e passa di studenti che fa l'istituto Curis Raffa, ma non, pochi abitano in zona. A proposito, voi abitavate già in zona, vivevate già questa zona oppure... Beh, io sono abbastanza vicino perché abito a Quinto Romano, Ah, ok. quindi... No, io sono dall'altra parte della città, per cui sono Ah, Corso quindi... Lodi, per cui Ah, proprio sì. quindi... No, per cui è stata una scoperta anche per me conoscere, e lo stesso anche Manuela, la mia socia, comunque anche per noi è stata una scoperta conoscere questo quartiere, che però in realtà è vivo, cioè noi abbiamo avuto, anche dal punto di vista proprio della nostra professione, comunque c'è un riscontro da parte delle persone, comunque entrano, ci chiedono cosa facciamo, e quindi insomma interessante, è stato interessante Ecco, le poter attività, inserirsi. come nel vostro caso, poi è proprio un'attività commerciale alla fine, a tutti gli effetti, nel senso che appunto, ricordiamo, il bando vi ha dato la possibilità di accedere a questi spazi con un canone agevolato, ma nessuno vi sta regalando niente, nel senso che le bollette le dovete pagare, le spese condominiali, immagino che non so, anche un bel condominio bello grosso, quindi, con un bel giardino visto, quindi insomma, tutto quello quindi vuol dire che anzi dovete far andare bene i vostri lavori, quindi insomma... Ecco, Lavorare. si riesce a lavorare bene, cioè il quartiere, si riesce comunque a... Abbastanza, Ah, perfetto. sì, cioè comunque molti lavori arrivano dal quartiere, per Ottimo. cui anche proprio appunto, anche dal punto di vista, non so, di relazione con il quartiere, ad esempio noi ogni mattina andiamo a bere il caffè al bar che c'è davanti al supermercato, a un certo punto il bar doveva ristrutturare e ha chiesto noi, essendo diventati in buoni rapporti, così di seguirli, Quindi quindi insomma, diciamo insomma che funziona come modello, mi sembra proprio, nel senso che appunto l'idea di dare degli spazi ad attività che poi facciano proprio veramente anche business, anche commercio, insomma, non solamente attività sociali, funzioni proprio per muovere poi anche il sociale, mi viene da dire, che appunto poi voi vi impegnate anche a fare attività, diciamo, extra, giusto? Certo. Che cosa avete fatto nel passato e cosa avete in mente di fare in questo periodo? Beh, Oltre ai corsi, io poi dicevi? oltre che occuparmi appunto di riparazione e costruzione, ho ospitato un corso di tabla indiano, tabla indiana, cioè, sono quelle percussioni indiane che accompagnano sitar e Quello tampura, tondo che sembra quello un grande tondo. pentolone, per Esattamente, intenderci, che ok? sembra, sì, ci sono diverse dimensioni e ha quel suono molto blum Sì. blum, ecco, è proprio uno strumento vero e proprio, nonostante sia un Ok. tamburo, ma fa proprio una modulazione Ah, vale, ok. melodica che comunque è una cosa interessante e prevede proprio uno studio accurato. E ho ospitato appunto un corso di tabla. Adesso è cominciato un corso di pianoforte sempre dedicato ai bambini che viene tenuto da Francesca Deini, che è una insegnante di pianoforte di quartiere. Niente, comunque poi ci sono stati anche degli instant concert perché ho un pianoforte all'interno, sempre tramite Francesca abbiamo organizzato questo concerto di... anzi, no, non è vero, è stato organizzato da una Sì. condomina, Ah, vedi, quindi anzi c'è sì, proprio la commissione. che ha il figlio che studia pianoforte, sempre lì in quartiere. E sapendo che appunto c'era questo pianoforte, ci ha chiesto se potevamo fare un concerto, l'abbiamo fatto
pianista e flautista, insomma è stata una cosa abbastanza carina. Carina, sì. E questo appunto fa parte delle clausole di attività sociale che ci si mette un po' anche a disposizione come spazi per chi ha delle Sì. idee Ecco, come questa, insomma. anche tu ci dicevi, avete un'idea anche di orto, se Sì, non sbaglio. infatti con le ragazze, con Mary così in particolare, che è una delle ragazze scenografe, già dall'anno scorso avevamo, un po' per nostra passione, così anche per nostro esperimento, volevamo fare questo orto e allora abbiamo pensato di proporlo per il condominio. E quindi anche chiedendo alla cooperativa ci ha lasciato lo spazio del terrazzo su, così a disposizione, e quindi abbiamo iniziato appunto anche chiedendo anche ai condomini, ma anche al quartiere. L'anno scorso cercavamo vasi, terra, cose così, e devo dire che ad esempio quello c'è stata molta risposta perché ci hanno chiamato in parecchi per donarci delle cose, per regalarci le cose, per Bello, ma mi sembra da capire che anche comunque la stessa cooperativa è ben predisposta Sì. nel Sì, darvi supporto, supporto e sì. Sì, manforte, anzi, queste sì. idee che voi avete. In festa, dice, fate anche dei mercatini a Sì, volte. organizziamo dei A Natale mercatini. specialmente. Beh, poi non so se l'abbiamo detto, le labo si chiamano Labo, sì. quelle Ah, ok. della scenografia e Sì, dei costumi. scenografi e costumiste. Loro in particolare fanno quel, come si chiama, uno scambio di Ah sì, lo vestiti. swap facciamo, l'abbiamo fatto già due volte, anche questa è una cosa che ha funzionato tantissimo perché così facciamo proprio il baratto di vestiti sostanzialmente, ci troviamo, non so, dei pomeriggi, la domenica magari, e anche lì funziona perché ognuno si porta, cioè viene parecchia gente, diventa praticamente un negozio, il laboratorio, e così si fa lo scambio di vestiti, e, insomma è una cosa che funziona. Qualche progetto che avete in mente per il futuro insieme o anche singolarmente? Ma visto che le cose che abbiamo fatto fino adesso hanno funzionato, cercheremo di riproporle periodicamente. Erika fa anche dei corsi per i bambini al pomeriggio, sempre legati appunto al discorso di All'arte. interessarli all'arte. E poi mi ha raccomandato di dire che c'è in progetto una mostra che si chiama Fonografia. iPhone. iPhone iPhone, perché sì, di un iPhonografia, artista che che è si di un artista che si chiama Bertoglio, che realizza tutto quello che propone con un iPhone, sia come scatti fotografici che come video, e quindi Ah, quindi iPhonografia. sì. Interessante, sarà fra poco? O già. Ecco, Credo che c'è stiano un partendo adesso. luogo, se non reale, virtuale, in cui appunto vedere cosa Zoc propone, se ci Ma noi abbiamo sono. il blog, Ah, proprio ok. Zoe Officine Creative, su Ok, quindi se noi cui cerchiamo. regolarmente appunto mettiamo su Facebook, Sì. Quindi ricordiamo pagina Facebook, Zoia, scusate, Officine sì. Creative, su Facebook potete trovare i racconti di quello che è stato Sì, e e le l'idea di attività. quello che saranno. Esatto, le attività che proponiamo di Sì. volta in volta, un'altra attività che abbiamo portato così, anche lo yoga di condominio. Ah, interessante, raccontami. Allora, Come questo, funzionava? anche questo è nato da, come dire, un'esigenza così un po' di qualcuno di noi. Allora, appunto, vabbè, in particolare io avevo questa amica Roberta, che è un'insegnante di yoga, che già esercita, insomma, la sua professione. E allora le ho proposto intanto così se voleva provare a venire e per proporlo proprio al condominio. E quindi anche questa è un'attività che abbiamo iniziato l'anno scorso. E anche qui la cooperativa ci ha dato a disposizione un altro spazio che abbiamo, che ha all'interno un altro spazio come i nostri laboratori sostanzialmente. E quindi devo dire che vabbè, il primo anno anche qui di rodaggio, così, però quest'anno devo dire che comunque l'afflusso c'è. Ah, quindi c'è, continua. Specialmente appunto proprio gli abitanti del condominio in questo caso, perché effettivamente è comodissimo, Ma sì, sì. infatti, vuole la palestra sotto E casa appunto proprio. si propongono 2 giorni, in particolare 2 giornate, il lunedì e il mercoledì, sia yoga che Pilates, e poi ogni tanto il sabato, anzi questo sabato, se qualcuno è interessato, Sì? sabato mattina alle 10 e mezzogiorno facciamo delle free class Ah, ok. per chi vuole venire. Vabbè, lo spazio non è, insomma, 11-12 posti. E anche questi appunto si possono trovare sulle pagine Facebook, di solito mettiamo le Tutto cose. questo è aperto anche
al quartiere, immagino, Sì, quindi non solo ovviamente, ai... sì. Anzi, proprio Cerchiamo proprio si di... spera Sì. che si incrementi ancora di più la conoscenza del nostro posto, perché comunque è anche un servizio che diamo al Eccoci, quartiere, allora quello che. ricordiamo un attimino, sabato Sabato precisamente. dalle 10 a mezzogiorno, yoga, free class, lì a Zoia, lo spazio interno al cortile. Se arriva si trova, si capisce, Sì, non è basta entrare nel complicato, cortile, infatti, non sì. è minimamente complicato. Altre attività, appunto, mi hanno C'è detto... Ah. deve cominciare un corso di taglio Ah, cucito e sì. uncinetto da parte dell'Avvo. Adesso Ah, non so quando, però sì, probabilmente è in partenza. No, deve. uncinetto e maglia già ci sono, sta per partire taglio Insomma, cucito. stai attento Taglio che tutto quello che cucito. succede non mi sembra facile. Ce n'è Ci di roba confondiamo. che. Insomma, No, beh, non ci si annoia. le attività No, le fervono. attività fermano. E mi sembra appunto che ce ne sono tante di vario genere, veramente per tutti, quando abbiamo bambini, Sì. grandi, dal rocker, dal rockettaro puro che può venire a costruire la chitarra, alla mamma magari che vuole fare un po' di yoga in santa pace, liberandosi dei bambini, che insomma non ne può più, immagino, che sono sempre peggio. E insomma, tutto questo, Zoe Officine Creative, lo troviamo sul vostro blog, mi dicevi, Sì. riusciamo a trovare Poi tutto. ognuno di noi ha anche la propria pagina e quel che è, Immagino insomma. che vi troviamo anche i Sì. link alle Sì. proprie pagine, diciamo, personali. Ricordiamo, quindi abbiamo un luthaio. G Major Music Club G Major sarebbe la Music denominazione del. Club. Ok. Uno studio d'architettura? L'architettura è servita. L'architettura è Sì, ci servita. chiamiamo così. Ok. Poi abbiamo i scenografi. L'Elabo. Labò. E poi la galleria d'arte? Che è Zoya Zoia o Gallery. Ah, Zoya, è stata Unita. fedele alla linea, come si dice. Perfetto. Allora, io davvero, siamo già arrivati in conclusione. È passato velocissimo. I nostri 20 minuti di trasmissione sono volati via. Io vi invito veramente ad andare a fare un giro in Via Fratelli Zoia. È abbastanza semplice, è vicino al parco di treno, al parco delle cave, quindi poi potete anche farvi un bel giretto o anche in bicicletta, che non è niente male. È un bel ambiente, ci sono quattro realtà davvero interessanti da andare a scoprire e che poi fanno anche. Da quattro ne vengono fuori anche tante altre, da quanto ho Sì, capito. Insomma, poi è sì, sì. una moltiplicazione continua di interessi e di proposte per il condominio, in primis, in quanto appunto nasce proprio l'idea di fare questo co-housing e poi per tutto il quartiere, e a quel punto mi viene da dire per tutta la città di Milano che avrebbe voglia di farsi un giretto da queste parti, Ovviamente. perché, e lo sapete, spesso ve lo raccontiamo, le periferie non è quel luogo che tanto si viene raccontato e vituperato sui giornali, ma sono luoghi vivi di continue energie che continuano a creare e a fare qualcosa di buono, e insomma, oggi qua abbiamo avuto la prova veramente di qualcosa di interessante in una terra che magari uno dice vado fino là in fondo, Sì, così sembra. lontano, invece poi c'è la metropolitana adesso qua vicino, quindi dai, insomma, scuse non ce ne sono più per non venire da queste parti a conoscere una realtà, complimenti, davvero interessante come Grazie. la vostra. Grazie mille quindi di essere state qui con noi questa mattina. Speriamo di È stato rivederci un quando fate piacere. qualche attività, raccontatelo, così veniamo anche noi a seguirvi Sì? molto molto volentieri. Va bene, Bene. volentieri, grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille anche a tutti voi che ci avete seguito da casa. Vi lascio a un'ultima edizione del telegiornale fino alle 10 e qualche cosina. Quest'oggi il palinsesto è un po' spostato, ma insomma, come sempre, siamo sempre qua in diretta a raccontarvi Milano, la città metropolitana e tutto quello di utile che c'è da sapere. L'appuntamento poi è per oggi pomeriggio alle 17:30 con l'edizione della sera del telegiornale di Milano All News. Grazie mille, arrivederci e a presto!